Carboni a Matera, in piazza Vittorio Veneto, nonostante il freddo, per la prima tappa di Radio Norba in vetrina. È un territorio a cui teniamo particolarmente, perché è una regione storica che ci segue da tanti anni. Abbiamo fatto tante serate, ha presentato tanti spettacoli, i nostri di giochi in giro per la Basilicata. Avremo l'onore di riavere Radio Norba prossimamente qui a Matera, la città dei Sassi. Sì, molto probabilmente sì, ci stiamo lavorando per portare il Battiti Live, Radio Norba Battiti Live, che è uno degli spettacoli itineranti più importanti d'Italia, ma credo che sia una cosa di tutto rispetto. Ci terremmo a farlo a Matera, insomma, ci teniamo particolarmente. Tanta musica e un programma radiofonico in diretta per i materani nel weekend dell'8 e del 9 febbraio 2008. Qual è l'ingrediente per smuovere, insomma, i cittadini con questo freddo glaciale strano qui a Matera? Allora, innanzitutto Radio Norba, che è un brand vincente, lo devo dire, sì. Hanno detto di dirla, sì, hanno detto, sì, hanno detto che la potevi dire. L'ottima musica, la nostra, il nostro essere un po' svalvolati. Angela è la più bella della radio. Allora, un saluto particolare agli amici del mio TG, guardatelo.